Perché dovremmo stressarci studiando gli effetti dello stress durante il primo anno di vita? Le esperienze di vita e le interazioni tra geni e ambiente modificano continuamente l'espressione genica e di conseguenza i nostri comportamenti, le funzioni cognitive e le emozioni. Gli effetti delle esperienze di vita e dello stress sono amplificate durante le finestre di vulnerabilità nello sviluppo del cervello. Alcuni sistemi e circuiti cerebrali sono particolarmente sensibili allo stress nei primi mesi della gravidanza l'ippocampo, l'amigdala, la corteccia prefrontale e i circuiti complessi che collegano queste regioni. Mia moglie è curiosa di sapere se anche l'invecchiamento è una finestra di vulnerabilità per gli effetti dello stress sul nostro cervello. Certamente, ma mentre le esperienze di vita modificano la programmazione del cervello soprattutto nei primi mesi della gravidanza e nei primi anni di vita nell'anziano essi accelerano i processi degenerativi a cui ci ha predisposto lo stress nelle fasi precedenti della vita l'invecchiamento e la resa dei conti gli effetti a distanza di tutti gli errori di una vita vengono a galla e si manifestano spesso fra lo stress e le sue manifestazioni Passano talmente tanti anni che solo recentemente i ricercatori detective si sono resi conto delle relazioni patogenetiche che li legano. Spesso è difficile distinguere i processi patologici dagli effetti fisiologici dell'invecchiamento. Le ricerche, sia negli animali sia nell'uomo, hanno dimostrato che ai due estremi della vita siamo particolarmente sensibili alle esperienze stressanti perché il cervello va incontro a cambiamenti molto importanti in queste due fasi della vita. Inoltre, negli ultimi anni abbiamo scoperto che le esperienze stressanti nei periodi vulnerabili della gravidanza e dello sviluppo modificano le nostre risposte allo stress nelle fasi successive della vita. Direi che sono emersi due effetti principali di polarità opposta. Gli eventi traumatici e qui gli esempi didattici sono la morte di una figura chiave o la perdita del partner durante la gravidanza e la separazione dalla madre nel primo anno di vita programmano l'asse ipotalamo ipofisi surrene a risposte amplificate a futuri eventi stressanti. Viceversa, situazioni o condizioni di vita persistentemente stressanti Esempi didattici sono la povertà, l'isolamento e la privazione di stimoli, i maltrattamenti e le sevizie persistenti. In questo caso, l'asse ipotalamo ipofisi surrene sembra andare incontro ad un fenomeno di abitudine o habituation. Questo tipo di situazioni programmano l'asse ipotalamo ipofisi surrene a risposte inadeguate, insufficienti, a future situazioni e condizioni stressanti. Le due modalità di risposta hanno quindi risultati opposti. Nel primo caso, un aumento degli effetti del cortisolo e spesso del corticotropin releasing hormone, quindi una amplificazione delle risposte dell'assi-ipotalamo ipofisi sul rene, nel secondo caso, invece, una riduzione degli effetti del cortisolo e del corticotropo releasing hormone. Cioè, un asse ipotalamo ipofisi surrene abituato allo stress che risponde in modo inadeguato agli stimoli. Questa polarità è stata descritta dai ricercatori detective soprattutto nel primo anno di vita, ma io penso si possa estendere a tutte le fasi della vita. Mi vengono in mente i due quadri clinici di polarità opposta che ho studiato alla facoltà di medicina, la sindrome di Cushing e la sindrome di Addison. Affascinante, la percezione e la risposta a stimoli ambientali e alle esperienze di vita cambiano nello stesso individuo in fasi diverse della vita e dello sviluppo. Aveva ragione Eraclito, pantarei, tutto scorre. Non facciamo mai il bagno due volte nello stesso fiume, non leggiamo mai due volte lo stesso libro. Ha ragione Gadamer quando scrive che le esperienze di vita sono fenomeni che modificano in modo persistente chi ne è coinvolto. Dopo una vera esperienza di vita non sei più lo stesso, ti sei riprogrammato e trasformato. Come fanno le esperienze stressanti a modificare il nostro cervello, l'ipotalamo e l'asse ipotalamo ipofisi surrene? Le esperienze stressanti attivano l'asse ipotalamo ipofisi surrene, aumentando la produzione di cortisolo. Il cortisolo è un ormone steroideo liposolubile, che quindi attraversa senza problema la barriera ematoencefalica e attivando i recettori intracellulari modifica l'espressione genica. In questo modo modifica sia il funzionamento ipotalamo ipofisi sul rene stesso, per esempio modificando l'espressione dei recettori in gioco nella risposta allo stress, sia modificando direttamente le funzioni cognitive. Devo abituarmi a pensare al cortisolo non solo come un antinfiammatorio e una magic bullet per le malattie reumatiche e i processi a patogenesi immunitaria, almeno sul breve periodo, ma come un ormone chiave della regolazione dell'espressione genica, oltre che del metabolismo dei carboidrati e del metabolismo energetico intermedio. Infatti modula niente meno che i recettori e i geni chiave delle esperienze di vita traumatiche e stressanti, quelle che sono capaci sia di rinforzarci sia di disarmarci. Mi sembra di capire che gli effetti della stessa esperienza di vita e dello stesso evento sono influenzati dalle esperienze precedenti, dalla storia della famiglia, come dalla biografia individuale, e possiamo aspettarci che abbiano effetti radicalmente diversi se si verificano in fasi diverse della vita. Esatto! Dobbiamo gettare le basi per una teoria degli effetti specifici, anche se integrati, dello stress, nelle diverse fasi dello sviluppo e della vita. Che cosa sappiamo degli effetti specifici dello stress durante il primo anno di vita? Negli animali, l'esposizione molto precoce allo stress durante il primo anno di vita programma l'asse ipotalamo ipofisi su rene. E il cervello a 1 rispondere in modo amplificato esagerato a eventi traumatici stile Cushing 2 a rispondere in modo inadeguato come chi è abituato a subire a situazioni e condizioni stressanti modello Addison la programmazione dei due tipi di risposta avviene durante la gravidanza ma la differenziazione netta tra il modello Cushing e Addison si manifesta spesso solo durante il primo anno di vita. Abbiamo le prove che il cortisolo è il protagonista chiave? Sono in gioco anche il corticotropo releasing hormone e altri ormoni, ma se si mantengono costanti i livelli di cortisolo negli animali di laboratorio, si previene la programmazione dell'assi-ipotalamo ipofisi surrene da parte di eventi o situazioni stressanti. Che cos'è meglio, avere troppo o troppo poco cortisolo? Il cortisolo è essenziale per la maturazione del cervello, il rimodellamento dei dendriti e degli assoni, la regolazione della sopravvivenza cellulare. Solo livelli fisiologici di cortisolo hanno degli effetti positivi sul successo della gravidanza. Viceversa, sia il deficit sia l'eccesso degli effetti del cortisolo sono patogenetici. E la solita curva aurovesiata. Quindi le dosi farmacologiche sono sempre problematiche? Certamente, dosi farmacologiche di corticosteroidi, soprattutto sul lungo periodo, hanno effetti negativi sui neuroni e gli astrociti. Non a caso i neurologi non li utilizzano più, non usano più il desametasone nello stroke. Ho letto che la somministrazione di cortisonici a topine gravide. Ritarda la maturazione dei neuroni, ritarda la mielinizzazione, lo sviluppo della glia e dei vasi del cervello, altera significativamente la formazione di sinapsi e inibisce lo sviluppo dei neuroni, cioè la neurogenesi. I topi giovani e adulti, figli di madri esposte a eventi traumatici o situazioni stressanti durante la gravidanza, hanno un numero minore di recettori per i mineralcorticoidi e i glucocorticoidi nell'ippocampo. Si tratta probabilmente dell'effetto della risposta epigenetica allo stress. In condizioni fisiologiche l'ippocampo inibisce e tiene a freno l'asse ipotolamo-ipofisi surrene e quindi le risposte alle esperienze stressanti. In questo caso, essendoci pochi recettori, le risposte sono amplificate per un deficit del feedback negativo, e lo stesso ippocampo diventa il primo bersaglio della riprogrammazione del sistema che lui dovrebbe moderare. Abbiamo le prove? Certo, la somministrazione di desametasone a scimmie in gravidanza causa una degenerazione dell'ippocampo della prole a 20 mesi di età. Il sistema dello stress modifica solo se stesso e l'ippocampo o anche altri sistemi cerebrali? Lo stress riduce la densità delle spine dentritiche nella corteccia del giro cincolato anteriore e nella corteccia orbito frontale. La somministrazione di corticosteroidi aumenta i livelli di corticotropo releasing hormone nel nucleo centrale dell'amigdala, una regione chiave per la regolazione della paura e dell'ansia. Potrebbe riassumere per mia moglie gli effetti chiave dello stress in gravidanza sul comportamento futuro dei figli? Lo stress in gravidanza ha tre effetti chiave sul comportamento futuro dei figli. 1. Difficoltà di apprendimento. Si tratta degli effetti negativi dello stress sullo sviluppo dell'ippocampo. 2. Aumento dell della predisposizione all'uso di droghe e a forme di addiction. È dovuto ad un aumento del corticotropo releasing hormone che amplifica i fenomeni di astinenza e interferisce con il funzionamento dei circuiti motivazionali della dopamina. Terzo, aumento dei comportamenti associati a ansia e depressione. Si tratta di un aumento del corticotropo-releasing hormone nell'amydala e i circuiti collegati. Abbiamo degli studi negli esseri umani? Per motivi etici è molto difficile eseguire esperimenti sullo stress negli esseri umani o nei primati, come le scimmie. Tuttavia sappiamo che eventi traumatici, situazioni stressanti, depressione e la somministrazione di corticosteroidi in gravidanza si associano al rallentamento dello sviluppo e a un basso peso alla nascita. Inoltre, si osserva un aumento dell'attività dell'asse ipotalamo ipofisi surrene a 6 mesi, 5 e 10 anni di età. Sono stati descritti rallentamenti e disturbi dello sviluppo neurologico e cognitivo del tipo comportamenti asociali e irresponsabili, attention deficit, hyperactivity disorder, disturbi del sonno, sintomi depressivi, disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, abuso di alcol e droghe. Il basso peso alla nascita associato a deficit delle cure materne si associa a una riduzione di volume dell'ippocampo nelle fasi successive della vita e predispone al post-traumatic stress disorder. Affascinante! Sta emergendo che molti processi patogenetici avvengono in due tempi e sono due puntate. Un primo trauma o esperienza stressante danneggia l'ippocampo. Una seconda esperienza di vita mette in gioco la programmazione patogenetica del sistema dello stress, e a questo punto il caso si manifesta in modo conclamato e clinicamente evidente. È un'ottima palestra per i detective. Lo stress altera anche altri sistemi ormonali oltre all'asse ipotalamo ipofisi sul rene? Recentemente abbiamo scoperto che lo stress riduce la produzione di ossitocina nel nucleo paraventricolare dell'ipotalamo. L'ossitocina ha un ruolo chiave nei comportamenti sociali e il deficit rende sia la madre sia il bambino meno socievoli. Inoltre è stato scoperto che lo stress riduce l'espressione genica dei recettori NMDA del glutammato, che hanno un ruolo chiave per l'apprendimento e la memoria del bambino e sono stati implicati nella patogenesi della depressione e della schizofrenia.